Today's a really important day for the team. It's been quite a few years to get to this point and uh, you know a huge amount of work from the design team, the uh, the build team and also the short team over the last four or five weeks for the fit out seeing it finally roll out of the shed and putting the rig and that's a that's a, a major step forward. So it's really exciting, it's a good moment for the team and it sort of signals the start of the, the final phase really. It's amazing to see all the team getting to enjoy this milestone, and uh, that has been a huge amount of work for, for so many people over such a long period of time to, to get the boat looking this cool and and in the water. So yeah, exciting that Emirates Team New Zealand's new AC75 moved from first splash to first foiling tack in Auckland on Friday. The accelerated sequence is the first time that the team has launched for the first time and sailed on the same day. Normally in a Foiling America's Cup, there is at least a tow test to check that foils and hydraulics are working correctly. Quite why the Kiwis moved through the test sequence so rapidly is not clear, but regardless they have the distinction of being the first to sail an AC75 race boat in the cycle of the 37th America's Cup. They also achieved their usual benchmark in a new foiling boat where their first tack is a dry one. They did strike a very convenient weather window, after Auckland was lashed with an equinoxial gale, causing serious flooding in many parts of New Zealand, and the delay of the start of the Three Kings race by 24 hours. While the gale abated to a mere 11 to 15 knots, and shifted direction to an offshore breeze with flat seas, their late afternoon sail in fading light was beset with passing rain squalls. Almost all of the Kiwis America's Cup launches have experienced rain in various quantities, said to be the tears of joy of ancestors according to Maori custom. The tradition started with the launch of KZ7 in 1986, with Master of Ceremonies, Peter Montgomery, holding an umbrella to keep solo yachtswoman Dame Naomi James dry, while she christened Kiwi Magic. The Kiwi's latest America's Cup progeny is of the same genre as their 2021 America's Cup champion and isn't a major shift in design direction, unlike their second born Te Rihatai, which was very different from their first AC 75 Te Ihe. That shift was not surprising given that their design team had to commit to the final lines and get those to their build team, and before the benefit of any performance data from their first AC 75. Prior to today's launch, Te rihatai has undergone radical surgery to explore some options afforded by version 2 of the ac-75 class rule as expected and seen in Alinghi red bull racing's new ac-75 the kiwi design team have gone for a slimline haul, to improve the aerodynamic characteristics around the bow while staying with the required minimum volume required by the class rule the low bow and sheer line then leads in a very aerodynamic way into the crew pits of which there are 4 per side and there is obviously no intention for the sailing crew to run across the cockpit between tacks. The plowshare bow, first seen on Te Rehatai, remains, but in a more subtle form, and will come into play to avert a serious nosedive after a flight control error or malfunction. The entry of the canoe body at the forefoot does have an initial fullness to provide additional buoyancy in the bow, useful to help the bow quickly clear any contact with the awkward Barcelona Sea State. The most striking feature of the AC 75, is her stern treatment where the beam does not appear to be carried right into the aft end of the canoe body? And in a step back into the more traditional days of yacht design, the AC 75 has pinched water lines in her afterbody. While unusual, it is clearly a move to reduce hull drag at the lighter end of the wind range. The previous design theory, shared by several design teams, was that the hull would ride on its leeward chine and centerline bustle, presenting like a pair of catamaran hulls, with lower drag. Before lifting onto the foils, the flat section is still there at the aft end of the Kiwi boat, it is just not as wide. Our guess is that the computer simulations, and this cycle, feeding off plenty of good AC 75 performance data, have shown that it is better to let the foils do the heavy lifting, a task made easier by reduced stern hull drag. Anyone who has followed an AC 75 in light airs will see that the back end is very sticky, and that means more drag. With the designs for the last America's Cup, there was some talk of ground effect, similar to the compressed air bubble under a low flying jet fighter, and with the reduction of flat underbody in the aft end, ETNZ may be working on the basis that there is no ground effect. That being said, have they also looked at turbulence as the spent breeze exits underneath the hull, and also the rig? Remember that this is the team who responded to the ban on wind tunnel testing with a radical land yacht, and in the course of that project would have learned a lot in an extreme design environment about minimizing aero drag all of which is applicable to the ac-75 thinking another spin-off from the land speed record project is that it should have enabled etnz to refine and tune their design and performance prediction software so that while wind tunnel testing is prohibited the kiwis have the next best thing or better in their performance software This is the thirty-seventh America's Cup defenders AC seventy-five Auckland launch and test sail. This is the boat everybody must defeat to win the cup in Barcelona. Now we turn to our sailmaking expert, Vittorio Di Alberta's CEO of the Quantum Sail Design Group, Italy. L'atto di forza di Team New Zealand. Pochi giorni dopo la presentazione di Alinghi Red Bull con le luci e i balli eccetera. Team New Zealand fa vedere di che pasta è fatto il proprio team e anche più o meno il loro approccio. No? Quindi, in una giornata, barca fuori dal hangar, barca sul, sulle selle, alberata, tirata giù nell'acqua, eh, fatto il tow testing quindi quello, quello al traino eh, al traino motore. Poi Dopo semplicemente sulle vele, navigazione, fuori l'intac e poi tutti a casa a sera. Quindi, diciamo, tutto in un momento praticamente. Tutto quello che gli altri team presumibilmente faranno in qualche giorno, eh, loro l'hanno condensato in una, in una giornata come se fosse come se nulla fosse. Questo, ovviamente, a voler dimostrare la loro decisione, la loro forza, l'hanno dimostrato. Ovviamente agli avversari, ovviamente ai loro sponsor, ovviamente a, ai loro tifosi. Ecco. Eh, io onestamente non penso che queste dimostrazioni di forza debbano essere prorogativa della barca che poi vincerà la coppa, assolutamente no, è, un, è una strada molto lunga, quindi non è detto che poi questi show eh, poi portino inevitabilmente alla vittoria, Beh, certamente comunque una dimostrazione di organizzazione, e di sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie risorse nella forza del proprio, dei propri uomini veramente notevole perché insomma vuol dire che ti fidi molto è l'unica barca che hai eh, se sbagli qualcosa rischi di rovinarla e questo diventa veramente un grande problema l'abbiamo visto con American Magic la scorsa coppa insomma non devi eh, rompere la barca è fondamentale non rompere la barca Beh, comunque New Zealand ha dimostrato di non avere Assolutamente questa paura. Adesso passando più dal lato tecnico, eh, lo scafo onestamente, devo dire, andrà analizzato molto meglio da un punto di vista eh, idrodinamico, aerodinamico e da un punto di vista della, della sagoma. Però eh, tutte le foto, mh, diciamo, ci mostrano una barca molto simile alla C40. Alla C41 design, direi un'evoluzione della C41 design, quindi sostanzialmente una linea eh, di sviluppo dello scafo piuttosto lineare. Eh, le linee probabilmente sono sempre lineari, ma comunque eh, lo sviluppo dello scafo è sempre eh, lungo eh, questo cammino che sembra essere molto coerente rispetto a se stesso. Eh, vediamo un bustle, quindi una chiglia. Eh, non esagerata, quindi molti, molto diversa rispetto a quella di Aling, quindi abbastanza sottile. Eh, una barca che non ha una figura di galleggiamento vera e propria, di sotto del, del corpo dello scafo, quindi, e che però sicuramente eh, potrà navigare molto bassa senza subire molti shock nel momento in cui sfiorerà le onde. Ecco, questa è un po' la. La sua caratteristica sicuramente l'abbiamo vista più volte, eh, diciamo con l'una rossa, col, col monotipo stesso eh, AC40. Insomma, sono eh, diciamo, barche, son barche eh, che quando sfiorano l'acqua non, eh, diciamo, non ne hanno un grande shock e questa è una buona garanzia di una costanza nel proprio passo. Certamente, poi dopo, se questa barca dovesse cadere. E dovesse eh, sostanzialmente risollevarsi sui foil avrebbe sicuramente difficoltà a farlo eh, se dovesse eh, fare diciamo, affidamento sul volume della propria chiglia. ecco Questo sicuramente è un qualcosa che eh, per te in New Zealand funzionerebbe molto meno, ma come sappiamo i neozelandesi si, si fidano molto del fatto di non cadere quando altri cadono oppure comunque di rialzarsi in ogni caso meglio dovuto. A, a causa delle loro doti marinaresche, questo insomma, eh, sarà da vedere, insomma, lo dovranno comunque dimostrare sul campo. C'è ecco. una cosa interessante che si vede eh, nella chiglia della barca ed è eh, il timone che è attaccato, quindi il, diciamo, l'elevator chiamiamolo così, che è attaccato anch'esso sotto la chiglietta, quindi la chiglia che prosegue fino a poppa e l'elevator che è attaccato. Sotto la chiglia quindi una soluzione esattamente identica a quella adottata da Linghi. Quindi questa chiglietta eh, riesce a alloggiare anche il sistema di regolazione al rake. Quindi una eh, soluzione estremamente pulita, la stessa che ho usato a Linghi. Che però in quella posizione lì aveva una chiglia piuttosto corposa, ancora. Invece eh, Team New Zealand riesce a fare la stessa cosa, però con eh, una sagoma di chiglia molto molto più sottile. Infatti a poppa c'è soltanto la famosa struttura che serve per l'organizzazione, serve di stazza per eh, alloggiare le telecamere, eccetera. Quindi molto interessante, diciamo, un passetto avanti sicuramente rispetto, rispetto ad Alinghi da questo punto di vista, almeno proprio visivamente. Poi eh, è chiaro che Alinghi magari aveva una, una chiglia più corposa per scelta, non perché... Non potessero anche loro stare in un pezzo più compatto per ragioni tecniche, però insomma, sicuramente visivamente è un po' meglio rispetto a quanto sia l'Inghi per questo particolare eh, aspetto. Per quanto riguarda invece la coperta, si nota no, sicuramente una cosa estremamente interessante ed è il fatto che eh, la regolazione della bugna da Randa non è più. Sulla bugna stessa delle due vele, delle due rande, quindi non c'è più quello che abbiamo visto su tutte queste barche, cioè eh, diciamo, questo, eh, questa rotaia sostanzialmente gestita eh, da pistoni idraulici, una sorta di clewboard con, con dei carrelli indipendenti che si muovevano per ognuna delle, delle pelli delle vele. Ecco questa lunga, eh, chiamiamola clewboard. Uh, rettilinea mediamente che avevano, insomma tutti avevano delle soluzioni leggermente diverse ma tutte queste Clubard erano uh, sulle uh, rande uh, monotipo uh, LQ vari e anche, e anche tutte le vacche di coppa nella loro versione più recente, beh adesso uh, Team New Zealand questa, onestamente sono un po' orgoglioso perché ci avevo pensato anch'io prima che di vederla e uh, Team New Zealand l'ha applicata e l'ha eh, declinata sul ponte della barca, quindi praticamente il carrello non è più soltanto un carrello che si muove trasversalmente rispetto all'asse all longitudinale, ma si muove anche in senso, eh, diciamo, alto basso in un certo senso, quindi secondo, secondo anche eh, l'altro asse. Quindi in pratica è come se questa clewboard eh, regolabile fosse semplicemente messa sul ponte a barca. Da un punto di vista dal risultato è esattamente la stessa cosa: cioè la vela la riesci in teoria a regolare in tutti e due modi, ma dal mio punto di vista tutto ciò che è fisso allo scafo rispetto a quello che è attaccato alle vele ha sempre comunque un vantaggio di partenza non da poco. Ti consente regolazioni mh, teoricamente maggiori. Ti consente di, dover, di non dover attaccare e staccare cose che comunque possono sempre creare dei problemi, ti consente forse in questo caso anche di alleggerire alcuni dei sistemi che erano stati studiati per far passare eh, diciamo l'idraulica in quella posizione. Comunque chiaramente spostare una bugna eh, di una randa con quel carico lì non è facile, quindi deve avere dei pistoni anche molto potenti e quindi deve avere. Eh, diciamo, hai, il hai il problema comunque di gestire questo, questo peso e il fatto che questo peso, comunque, eh, lo devi comunque vincolare perché sennò diventa, cioè non puoi avere una sorta di bugna impazzita. No? Quindi, deve essere una cosa che deve essere fissata abbastanza lì centralmente. In questo caso, se tu sei fondamentalmente eh, sei questa regolazione che si vede bene, si vede bene un pistone, si vede bene questa, questa sorta di rotaia che si muove. Che parte dal ponte ed esce diagonalmente verso poppa, verso l'alto verso poppa beh, insomma, se ce l'hai sul ponte, questo ti consente di fare la bugna delle vele semplicemente come con un anello, molto, molto semplicemente. Quindi eh, hai anche l'ulteriore vantaggio che quest, il fatto di vestire l'angolo di una vela in modo eh, chiamiamolo puntiforme in un certo senso, quindi invece di avere una. Un segmento hai sostanzialmente un punto dove eh, si applica eh, diciamo la tensione, dà dei grandissimi vantaggi, soprattutto nella regolazione, chiamiamola di massimo cazzato, dove comunque il fatto di che i carrelli si muovano nelle altre barche, quelle fatte appunto col sistema precedente. Si muovono verso avanti, ti dà poco controllo della parte della balumina, che è una cosa che tu non vorresti. Quindi devi controllarlo con le stecche, con altre cose. Invece, se tu riesci ad applicare la tensione esattamente sull'angolo, hai il grande vantaggio che, comunque, aprire e chiudere la vela è, è, è molto più semplice. E quando vai al massimo cazzato, comunque la tensione ce l'hai facilmente lungo la balumina vera e propria, e non hai questa sorta di eh, parte di balumina poco supportata nel momento in cui eh, il punto di dell applicazione della tensione si sposta in avanti. Quindi un sistema estremamente interessante, secondo me quello della Rand e questa è una certezza. Per quanto riguarda il fiocco, io ho il sospetto che i nazandesi abbiano fatto un sistema più compatto rispetto a quello della barca inglese che aveva provato, se vi ricordate, quello che io chiamavo il catafalco, insomma comunque quella struttura che faceva la regolazione anch'essa sul ponte del, eh, del punto di scotta sia laterale ma anche, ma anche avanti e dietro. Beh, Secondo me i neozelandesi hanno probabilmente, questo ovvi ovviamente non è una certezza, hanno probabilmente eh, creato un sistema che purtroppo dalle foto, in questo caso non si vede perché probabilmente è al di sotto della parte, della parte prodiera, quindi non si vede, però probabilmente hanno un sistema analogo anche, anche per il fiocco. Eh, e onestamente mi sembra di vederlo per il fatto che se tu avessi un sistema, chiamiamolo tipo luna rossa, comunque quello che ha sempre avuto anche in New Zealand, eccetera. Vuol dire che tu hai una scotta che parte, diciamo, dietro all'attacco dello strallo e va, va verso, verso Poppa e viene deviata da un barber che. Eh... È fissato su, sul carrello che sta sulla rotaia Questo è la, diciamo, lo schema classico che devi, che devi avere Per poter fare la, la virata e raggiungere l'angolo che ti interessa Senza che la scotta diventi, diventi problematica no? Devi avere una certa distanza eh, Tra il punto di uscita della scotta E il punto dove poi dopo eh, la scotta va a girare nel barber In questo caso eh, non mi sembra che ci sia questa uscita O meglio c'è cioè una sorta di eh, pallino di colore diverso, che però non mi sembra che abbia eh, quel rigonfiamento che ci vorrebbe nel momento in cui tu devi far, devi far uscire una scotta e devi farla andare sostanzialmente parallela, parallela al ponte per un tratto, quindi mi aspetto che ci sia una sorta di rigonfiamento. Il fatto che non ci sia mi fa pensare che proprio quel sistema lì davvero non ci sia, semplicemente o quantomeno non ci sia per il momento, e che si provi una regolazione lungo il ponte. E devo dire che questo sospetto mi viene anche vedendo la sagoma del fiocco che hanno tirato su. Mi sembra che la bugna vada un po' più indietro rispetto a quella degli altri fiocchi eh, che ho visto sulle altre barche. Devo dire, il fatto di fare la regolazione, eh, diciamo sia luna rossa, Tim prima, eh, col barber, fa sì che chiaramente l'angolo della vela, per ragioni semplicemente geometriche, vada un po' più in avanti. Invece, con un sistema fissato: sul, proprio sulla coperta della barca tu puoi andare anche un po' più indietro quindi ci sta che la bugna vada leggermente più indietro quali vantaggi si possa avere per questo? beh chiaramente teoricamente puoi tenere il centro un po' più basso se ti interessa eh, puoi avere sempre comunque l'applicazione del, del tiro della scotta sempre sull'angolo sull della vela ma questo era così anche, anche prima però probabilmente è una regolazione un po' più facile e forse anche un po' più efficace queste sono le prime cose da notarsi su su Team New Zealand. Mm, L'analizzeremo meglio nei prossimi, nei prossimi giorni, però insomma mi sembrava carino notare insieme a voi queste, queste cose qua. Ciao e buona giornata! Pretty big day for Team New Zealand, day 1 with boat 3, the race boat. Hey, feeling mate! Yeah, awesome day. Um, you know, to get the race bed out the shed, get everything calibrated, get through all our checks, and then you know get a short tail on at the end of the day just before we we lost a light uh, It was yeah absolutely amazing and uh, incredible uh, effort by everyone involved in the the team to, to get that done. Yeah, awesome. Uh, first impressions of how the <laughs> change compared with the Tiaru tie that you sailed last the seventy five. Yeah, well it was pretty incredible to be able to sheet on and just do a few falling tacks straight off the, off the bat um, but yeah the boat felt really good you know it felt quite like we, we predicted it too which is you know, always nice as well and um, yeah now looking forward to going back and having a good look at the data and um, trying to make a good plan going forward yep uh, do you think the design is going to be enough to defend is that, is that the feeling is that the you know, thoughts yeah, we've definitely been pretty aggressive with the design. So, um, you know, we're really happy with what we've produced. Um, it's been really cool to see a Lingi as well. And, you know, I think we'll see a few more boats uh, very soon. So, yeah, I mean, with the cup, this is the exciting time, right? You get to see what everyone's been up to for the last, whatever, two years. So, yeah, to wheel out of the shed, finally have it out in the open and, um, you know, be testing and developing on it is uh, incredible. Yep. Uh, they talk about, like, obviously, you guys have gone for having, like, people upstairs and all that kind of stuff like any thoughts on feelings about like other boats going downstairs with with sailors or or what the feeling around that is yeah it will be interesting to see what everyone else launches with um, yeah we, we like the way we've gone uh, yeah. but yeah it will be interesting yeah. to see if anyone goes recumbent or yeah, there's only really two options to be honest yeah um, obviously putting the rig in uh, first time today went off relatively easily any reports of Anything that didn't go to plan or, or went to plan from the from the shore side of things? Yeah, it was the first time the rig went in the boat, so it just took a you know a few cracks at getting it right on a uh, dock tune. So yeah, it took obviously a lot longer than normal, but yeah, really happy we managed to get there. Um, yeah, a fair few bits and pieces where we checked in the pen as well. Um, yeah, the only real thing that happened today was we just struggled to get the the port skin off the lock, which is why we're a little bit later later home than uh, we would have wanted to be, but. Yeah, it's been a been an awesome day, and no, it's just been uh, incredible to get it on the water. You know, start seeing seeing the you know what it's like uh, to sail the spot. Yeah.